Ciao a tutti da Mario Carbone, in molti insomma mi avete richiesto praticamente un metodo per accompagnare, cioè mi chiedete sempre vorrei cantare e accompagnarmi con l'organetto 8 bassi o il 2 bassi e il 4 bassi. Bene, ho fatto un metodo, anzi due metodi, uno ecco qua, accompagnamento super facile, ridotto, e questo qua invece accompagnamento super facile e completo. Il primo è semplicissimo, quindi vado meno sul discorso teorico, insomma proprio alla base praticamente, e non parlo nemmeno di discorso tonalità per non complicarvi le cose, però si suona lo stesso, quindi si ottiene lo stesso risultato, però si può iniziare con questo e poi proseguire. Oggi vi presenterò questo per poi andare avanti e ovviamente è un percorso da fare. Quindi ci vorrà un po' di tempo, prima bisognerà memorizzare bene i tasti da premere e poi insomma proseguire su una partitura, quindi a capire come si accompagna, non in una lezione, ok, fatto. Da oggi che vi presento il metodo, insomma riuscite già a accompagnarci, ci vorrà un po' di tempo, dovete prima memorizzare i tasti da premere e quant'altro. Insomma, ecco qui. Allora, all'inizio, vedete, ho voluto mettere, diciamo, delle foto, insomma, e così diventa proprio semplice, semplice, semplice all'inizio. Quindi vedete questi tasti, che noi siamo all'inizio, quindi avete la foto dei bassi, che vi indicano i bassi, e qui in apertura e chiusura, notate la casetta che vuol dire che dovete partire dove ci sta la casetta, quindi immaginate che siete a casa, quindi casa riposo, poi uscite di casa, create il movimento per poi riposarvi a casa, così è più o meno, diciamo, verosimile, l'armonia dove ci stanno sempre la tonica come ci sta riposo e il movimento si crea insomma sulla dominante, quindi altri gradi della scala. Quindi in questo caso è tonica dominante, quindi però vabbè, lasciamo il discorso teorico. Quindi casetta e poi qui ci sta il movimento, qua magari pensate come, non so, i piedi che uscite o la macchina che andate in giro, va bene, ecco qua. Quindi iniziamo subito con i tre tasti in chiusura. I bassi sono questi, quindi noi gli diamo il nome. Io però li indico, insomma, in do, indico sempre solo la tonica, però le vedremo più avanti dopo. Oggi andiamo in modo molto semplice. Quindi in chiusura i bassi sono questi, qualsiasi tonalità avete l'organetto, non vi preoccupate. Funziona, i tasti da premere sempre quelli sono, quindi non è un problema. In chiusura questi tre tasti, vedete? Dovete memorizzare. In apertura basta cambiare un tasto solo, in apertura questi tre. Sono da memorizzare questi, quindi li premete insieme ai bassi, quindi dovete interiorizzarli, quindi ripeterli tantissimo tempo fin quando saranno naturali, per poi fare l'accompagnamento. Quindi questo è l'accompagnamento, ad esempio, con questi bassi, non diciamo tonica dominante, do, sol, quindi nessun problema. Oppure se lo metto in sol, sol, sol e settima. Va bene così. Allora, e ci siamo. Questo dovete, vi faccio, ecco qua, faccio vedere, insomma, i due schemi, anzi tolgo, mi avvicino, altrimenti diventa un po', si confonde con l'altro. Ecco qui, va bene. Andiamo avanti, bene, fatti questi, ripeteteli per qualche ora, qualche giorno e poi ritornare su questa lezione. La seconda lezione, ecco qua praticamente, prendetela come una seconda lezione questa, però sarà tutt'una, insomma, ecco qua. Avete i bassi, quelli che io indico in partitura fa, questi tre tasti da premere in chiusura e in apertura sempre questi, quindi come notate, ecco qua la chiusura e qui l'apertura, quindi la casetta qui ci sta, diciamo, come riposo e qua movimento, diciamo così, riposo e movimento, dai, più semplice senza utilizzare termini. Va bene? I bassi, quindi notate, sono questi e che dobbiamo premere? In chiusura questi tre, in apertura sempre questi tre. Memorizziamoli e poi questi tre sempre. Poi, ci serviranno per fare magari i vari ritmi che poi vedremo. Ecco qua, dopo che avete imparato questo, cercate di mixare questo, cioè quindi di ripetere questi primi accordi con i bassi, diciamo qui sopra,
Poi questo, insomma, insomma, per capirci, o dipende dalla vostra, come li indico io, poi vedremo gli altri discorsi. Chiaro? Questo e questo. Fate prima questi in apertura e poi questi qua. La stessa cosa, ripeteteli tanto fin quando l'avete memorizzato. Alla fine farete questo, quindi vedete? Vabbè, facciamo solo questo. Lo fate per un po' di tempo, poi andate in fa, quindi qui. Cercate di memorizzare senza ritmica, quindi senza mettere nessun ritmo. Quindi fatelo per qualche giorno questo, poi tornate su questo video. Va bene? Fatto questo, andiamo avanti e vediamo praticamente questi altri bassi che io li indico come si bemolle. Ecco qua. Poi spiegheremo più avanti il discorso tecnico quando vedrò quest'altro metodo che è quello completo. Va bene? Ecco qua, per chi vorrà approfondire, se no va bene già questo. Ecco qua, in apertura, vedete, abbiamo in chiusura questi e in apertura questo. Tenete presente che qua poteva, diciamo, possiamo anche, vabbè, non tenete presente questa casetta possiamo anche toglierla, facciamo finta che non c'è, sì, la cancelliamo. Questo in diretta, insomma, ecco qua, possiamo cancellare questa casetta, non pensate ecco qui, facciamo impresa diretta, questo, la casetta non c'è più, ecco qua. Allora, ecco qua, non pensate a questa casetta perché non esiste movimento, perché è lo stesso suono in apertura e chiusura, quindi dovete memorizzare questi tre tasti in apertura, in chiusura questi altri tre, in chiusura si usano quasi mai questi bassi che indico in si bemolle, che sono questi, vedete, i bassi sono questi, come notate, apertura e chiusura sentirete lo stesso suono, è uguale, non cambia nulla, avete in apertura questi tre tasti, vedete? E li memorizzate questi. In chiusura, che non le andrete quasi mai a suonare, questi avrete praticamente, vedete, questi tre tasti qui, questi, è un po' questo, è un po' scomodo, il 5 qui sotto, 3, 2 qui. Come indicato, poi vabbè, se avete praticamente il tasto solo se è girato, altrimenti andrebbe a suonare questo tasto, fate solo questi due. Che poi è un'ottava. Va bene? Vabbè, non parliamo di ottave, altrimenti ci perdiamo. Se avete un organetto che non ha questo tasto rigirato, non suonate il 2, fate solo questi due tasti, così, altrimenti aggiungete pure questo. Vedete quali sono i tasti? Vabbè, poi vi faccio vedere la foto. In apertura questi. Va bene? Quindi in apertura questi tre. Quindi li memorizzate, tenete premuti, così ricordate bene la posizione. In chiusura questo tasto, questo e questo. Vedete, dovete lasciare due tasti a centro, li vedete bene? E li premete in chiusura. Questo, quindi. E li fate per un po' di volte. In chiusura non li suonerete quasi mai, Già ve lo dico, quindi memorizzate soprattutto l'apertura. Sono questi che vi ho fatto vedere. Ripetete tantissimo questi. Ecco qua, ve li faccio rivedere. Attenzione, quindi, soprattutto questi qua in apertura. In chiusura potete anche magari studiarli più avanti, però fate, insomma, non fa male. Andiamo con gli altri bassi che io indico in partitura Re minore, va bene? Però qua notate, non gli ho scritto nulla, insomma, proprio per evitare questo. Ecco qua, che succede? Qui ho messo la casetta in apertura perché con i bassi in minore. Questi qua, quando apriamo, abbiamo praticamente in apertura, ecco qui, in apertura la casetta, quindi dove ci sta riposo e il movimento invece in chiusura. Va bene? Quindi in apertura casetta, in chiusura il movimento. Penso di aver semplificato, spero di non aver semplificato troppo e quindi vabbè, penso che ci siamo capiti. Bene, chiaro? Poi il discorso tecnico, chi seguirà le lezioni, guarda un po' più avanti, un po' più per gli diciamo che conosce un po' la musica, però va bene già così, potete accompagnare. Abbiamo allora, i bassi sono questi ora. Questo
la casetta in apertura, quindi iniziate a memorizzare solo per questi bassi apertura e chiusura, invece di fare sempre chiusura e apertura. Quindi farete qua questi tre, li vedete? Quindi in apertura con questi bassi. Poi in chiusura invece, vedete che dovete fare? Il 2 rimane qua, il 4 si avvicina, quasi che si toccano, vedete? Il 3 va qua davanti, così. E lì premete, quindi così questi tre in apertura, in chiusura avvicinate il 4, vedete? E il 3 qui. Ci servirà per fare questo. Va bene? Quindi ricordate di memorizzare l'apertura e poi la chiusura. Questo è l'altro esercizio, va bene? Quindi fatto questo, poi ripetete tutte e quattro. Va bene? Con calma li fate, se la lezione dura 15 minuti, voi non impiegherete magari un giorno, 2 giorni, una settimana per memorizzarli. Non dovete solo capirli mentalmente, ma interiorizzarli, va bene? Questa è la cosa importante, altrimenti 2 minuti avete capito, no? È tutto ok, va bene, non riesco a farlo poi. Allora, quindi ritornate sul Si bemolle, questi, e fate in chiusura questo. Va bene? E poi se andate in quelli minori sono in apertura re minore, quindi in chiusura. Fatto questo li ripeterete tutti, e insomma quei due di prima, ecco qua, partiamo da capo, vi faccio solo vedere, questi sono quelli di prima, ecco qua, e li ripetete per qualche giorno o settimana anche, perché no, fin qua il tempo che vi servirà per memorizzarli. Ecco qua questo, altrimenti non avrà senso andare avanti. Bene, fatto questo, diciamo che per questa lezione può andare bene così, sì, perché dovete memorizzare bene i tasti da premere. Ci sono dei segnetti, è inutile che mi dite, ci stavano a M, vabbè, solo qua una cosa, come dicevo prima, il tasto girato, vedete qua scritto solo se girato, quando premete i bassi, questo in Si bemolle, solo se girato dovete premere questo tasto, altrimenti no, altrimenti stona. Se avete il tasto rigirato va bene. Va bene, quindi questa è una cosa che volevo dirvi, e l'altra cosa che dovevo, stavo per dirvi, un attimo solo. Sì, vabbè, vanno memorizzati per bene questi, perché poi se, insomma, una volta che avete fatto questi qua possiamo proseguire con l'accompagnamento, quindi vanno memorizzati per bene. Bene, impiegate un po' di tempo per assimilarli e nella prossima lezione, insomma, ci sarà, li metteremo, diciamo, sui vari ritmi di tarantella, insomma, polca e valzer, va bene? Bene, per oggi, se ci sarà interesse, lo farò anche per 2 e 4 passi. Bene, per oggi è tutto. Se vi è piaciuto, condividete questi video sui social e, insomma, o mettete un commento, quindi mi farete capire solo che, insomma, siete interessati ad altri video, altrimenti non ha senso farli. Però vabbè, su questo c'è stato molto interesse, su insomma, questo discorso che ho scritto accompagnamento senza scrivere praticamente armonia, quindi quant'altro, insomma, molto semplice, come avete richiesto. Bene, per oggi è tutto. Un saluto da Mario Carbone, alla prossima lezione. Ciao a tutti.